oggi un sacco di ospiti. Il primo sport che vogliamo celebrare è la pallavolo. Quindi ci colleghiamo con Matteo Piano, giocatore della Power Volley di Milano, che ringraziamo. Matteo, ci senti? Matteo Piano. Ciao ragazzi. Ciao Matteo, stai bene? Dove ti trovi? Vedo che sei all'aperto. Ti stai allenando? Fuori dalla palestra, io sto facendo niente, riabilitazione. Un attimo per voi. Sappiamo che hai subito un'operazione al legamento, ti stai riprendendo? Sì, l'ho subita da ottobre, poi tutto anche quello che è accaduto con il coronavirus ha rallentato, esatto, la mia riabilitazione. Non sono riuscito a rientrare in campo con la mia squadra di Milano, che mi dispiace moltissimo, e niente, è difficile, ma continuo il percorso. Allora, tu 4 anni fa hai conquistato il secondo posto alle Olimpiadi di Rio. Penso un'emozione veramente grandissima, una grande soddisfazione. Ci racconti, sì, qualcosa di quell'esperienza? Certo, l'Olimpiade era il mio sogno sportivo che avevo nella vita. Ero più giovane, è stato unico, incredibile anche il fatto di potersi confrontare con una realtà di atleti che provenissero da diverse parti del mondo, e giocare su un tarpex, un campo che avesse inciso i 5 cerchi, è una cosa che non capita tante volte. Beh, non succede realtà tutti i giorni, diciamo. No, infatti, quindi è stata un'esperienza che porto a scuola, con la quale ho iniziato anche a motivare un percorso verso le nuove Olimpiadi. Matteo, cerca di tenere il microfono vicino alla bocca del telefono, cerca di tenerlo fermo, grazie. Paolo è diventato anche un tecnico del suono, perfetto. E hai scritto anche un libro, sappiamo, sì, io, Il centrale, sì, e i pensieri laterali. Curioso questo titolo. Ho scritto questo libro. L'ho scritto, è uscito il giorno del mio compleanno, a ottobre scorso, e partiva un po' da un percorso che ho fatto nello sport, nella vita, al fianco di una psicologa dello sport, Cecilia Morini, ed è nato un po' sulla strada di Rio. È stato un titolo che ha dato Luca Ussia, che è stato il mio editore, che in effetti rispecchia un po' forse quello che sono, ovvero che sviluppo della multipotenzialità, ovvero sia nello sport, ma cerco di imparare anche fuori, di trasmettere quello che imparo nello sport in altre passioni, in altri ambienti. Cosa hai imparato? Ma ho imparato che sviluppare interessi fuori dalla palestra può aiutare, perché come nella quarantena, no? L'abbiamo imparato tutti, non avere una sola cosa può aiutarti in alcuni momenti difficili a saper fare, metterti in gioco in altri campi, in modo di rientrare in palestra motivato, perché non puoi pensare, cioè esci dall'ambiente lavorativo, non puoi pensare a quello tutto il giorno, certo. Devi saper staccare per rientrare anche con una grande energia, sì, devi, esatto, saper scindere. Matteo, io so cose che tu sei molto alto, superi i 2 metri, quanto Ammazza. Ha influito? Sì, è più di 2 metri, mi sa 2,07 metri. Sì, 2,09 metri. 2,09 metri, ammazza. Quanto ha influito l'altezza nella scelta di questo sport? Cioè, credi che avresti scelto a prescindere? Sì. Diciamo che la pallavolo è una torta, nel senso che ci sono fette di vari ambiti, l'altezza è una di queste. Però non possiamo scegliere a passione quando siamo ragazzi, perché siamo alti. Cioè, ti deve piacere, la passione deve contraddistinguere la tua passione. Sì. Poi i criteri verranno poi a tuo favore o a tuo sfavore durante il tuo percorso, nella tua crescita, ma da ragazzino devi fare quello che ti piace, la passione ti muove. Io non ho avuto un percorso, e anche per questo ho scritto questo libro, non ho avuto un percorso lineare, non ho rifatto nazionali, selezioni fino a 18 anni, quindi credo che la mia strada possa essere da una parte una bella pacca sulla spalla a tutte quelle persone, a tutti quei ragazzi giovani che non hanno un percorso simile, nel senso che la passione fa tanto. La testa anche, poi il resto vediamo, verrà, non si può sapere. Il resto ci pensa la vita.
Esatto. Beh, come Messi magari ci allunga. Io volevo fare due domande a Matteo, una in ottica club, l'altra in ottica nazionale. Allora, la prima per quanto riguarda i club, con il suo arrivo, diciamo, anche con il suo arrivo, la Powerball di Milano sta ritornando pian piano anche ai fasti di un tempo. Volevo chiedergli appunto dove può arrivare e quali obiettivi si sta ponendo per il futuro, e poi con il sorriso ti chiedo se hai esultato quando hai saputo che l'Olimpiade era stata rinviata proprio perché ti dà più tempo per recuperare dall'infortunio. Allora, parto dalla seconda. Speravo che l'Olimpiade venisse rinviata, perché non riuscivo a immaginarmi un'Olimpiade in ottica di pandemia, nel senso che l'Olimpiade è l'evento che unisce tutti, e in questa pandemia siamo uniti in una maniera diversa, in una maniera lontana, in una maniera che non ci piace neanche tanto. L'Olimpiade non poteva essere così, quindi per quello sono contento. In secondo piano, quando ho visto che la nostra quarantena si stava prolungando, ero molto contento anche per me, perché sapevo che i miei tempi erano scanditi senza troppi imprevisti. Questo è un imprevisto alla terza settimana che io non potevo permettermi, perché stavo andando molto bene, 3 settimane nel mio percorso non mi avrebbero sicuramente aiutato per niente, quindi sì, ero contento anche per me, perché voglio arrivarci preparato. Bene, colto il lato sì, positivo, scusami, insomma. Sì. No, niente, scusami tu. Esatto. Bisogna saper guardare il lato positivo, positivi. Vediamo il bicchiere mezzo pieno. Bene, sì. Matteo. No, per Milano sono contento molto, perché è una città, credo la più europea che abbiamo in Italia, ed è importante che ci sia un riferimento nella pallavolo, e la Pallavolo di Milano deve puntare a essere questo riferimento qua. Bene, grazie mille Matteo, rimani sempre con noi, perché tra poco ci sarà la Charity Challenge dove ti sfiderai con l'altro ospite. Ci vediamo tra pochissimo. La challenge. Siamo pronti. Sì. Bene, allora, dovrete riprodurre una sequenza di gesti con le mani. Noi adesso manderemo il video che è spopolato sui social e voi dovrete riprodurlo. Siete pronti? Va bene. Mandiamo il video, vediamo. No, questo io non lo riesco a fare. Ma io non sono mai riuscita a fare questo, raga, ve lo giuro. Ma dai, magari glielo facciamo vedere un'altra volta. No, io non ho capito, raga, niente. No, non riesco. Vabbè, rimandiamo un'altra volta, perché credo sia un po' difficile. Più che altro noi non lo vediamo. Ammazza sì, che... Vabbè, improvvisiamo. Siete pronti? Va bene anche improvvisare, raga. 3, 2... 1, via con la musica. No. Ridaglie. Ok. Vai. Niente, ma Luca Matteo si è arreso. L'ha studiato prima, c'è stata una soffiata, perché Matteo mi sembra, ok, c'è molto sul pezzo, soffiata, Luca si è arreso completamente. Quindi ha vinto Matteo, direi, no? Alla prossima. Grazie Matteo, grazie a te. Per Nigotti donerà 4.000 gelati all'ospedale Niguarda di Milano. Ciao ragazzi, è stato un piacere. Ciao ragazzi, ciao, grazie. Buon allenamento. Un bocca al lupo per tutto.